elegantissimo. Beh, questo ormai è diventato il tavolo della gloria, della storia, direi addirittura della letteratura, direi addirittura così. Veramente due storici, due grandi autori, due interpreti della musica internazionale, ma anche due scrittori di fama altrettanto internazionale. Mauro, non so se hai notato, undicesima edizione, eh? Undicesima edizione. Lo dici a me, vuoi che non lo sappia. A chi lo devo dire? Noi siamo, però dico, allora, sai benissimo che io sono forse la persona più informata per quanto attenga al vostro libro. È vero. Beh, io lo conosco praticamente a memoria. Adesso a pensare a una pagina a caso mi viene da pensare alla pagina 2. Ma due. Come fai a... E intuisce. Veramente. Dove si parla del fatto che tu, oltre a essere un grande interprete canoro, sei anche stato un validissimo talent scout. Che cosa? Talent scout, è stato anche un grande talent scout. Così. Un talent scout, diceva, però uno scopritore di talenti. Ah, uno scopritore di talenti. Sì, praticamente ne ho scoperti a muzzi. Guarda, dover fare dei nomi giusto per sì, rendere come l'idea. Mina. Steve Wonder. Filipponio. Tanti altri. Nada. Venditti. Sì, tanti. Michele Pecora. Sì. Ah, è stato tu. Sì, Bruce Springsteen. Vabbè, Cipatore. Tanti. Abba. Sì, Enzo Carella. Per piacere, abbiamo tante altre. Bonim. Va bene, se li ricorda Nicola Rigliano. Ma per dirne alcuni, vero Scipatore? Sì. Ma oggi ci narrerai di... Per piacere, no, Mauro, non ti far venire i grilli in te, per piacere. No. Oggi no, dai. Come oggi no? Ma è oggi il pubblico che ti reclama. No. Mai come stavolta spontaneamente il pubblico presente, anche quello a casa, ha richiesto... Davvero, stavolta... Ma è il pubblico che ti reclama. Pure. Cioè io non solo legge, reclama pure il pubblico. Non sei proprio esagerazione. No, non è che reclami sul contenuto, anzi non ha nulla da ridire, reclama che un capitolo di questo libro venga da te raccontato. Dai, l'ho letto praticamente quasi tutti. Facciamo una cosa, prendiamo un accordo. Se lo Scippatore al volo così ha un suggerimento da darti, bene, se no oggi capitolo non è legge. Brava, perché lui non c'ha tieni suggerimenti tu. Ce l'ho, Pirri, ce l'ho. Ce l'ha. Qual è? Ci potresti raccontare della tua avventura con i Genesis? Che cos'è? È una bomba. Contento? Immagino. Ho la pelle d'oca già soltanto al pensiero. Gentilmente, se poi me la presti, perché devo pulire il vetro della macchina. Ah no, parlavo della forte emozione. Vabbè, noi andiamo in umorismo, che già il tuo libro dei contenuti così elevati. Vai, allora, titolo del capitolo. Legge, eh? Perché? Perché non può tenere tutta a memoria, giustamente. Ce l'ha un titolo, sto capitolo? Sì, sì, ce l'ha. Il titolo è The Lamb Lies Down on Piero Scamarcio. Pronuncia perfetta. Brava. Impeccabile, vai. Vada, eh. Vai. E guardi il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte mi travesso come un Pierrot. L'ha fa tutta. Gianni Togni. Gianni Togni, l'ho scoperti io. Insomma, vado, eh. Promette bene, vai. Stava con Peter Gabriel e Phil Collins. Cioè, la terza persona che stava con Peter Gabriel e Phil Collins era la terza persona di te stesso. Brava! Finalmente vedo che comincia a capire il mio metodo letterario, eh? Metodo letterario, brava. Grazie. Attenzione però, perché per questo capitolo ho fatto riferimento a Mikhail Bakhtin. Tu senz'altro hai presente l'autore e l'eroe? Ma scusami, sono i miei vicini di casa, ci mancherebbe che... L'autore e l'eroe? Ma scherzo, sullo stesso pianerottolo, due porte ci sono, la loro e la mia. Brava, perfetto. Allora, se tu li conosci, li ritrova sopra questo libro, insieme, con l'amministratore di condominio. Ah, meno male che dovevo parlarci, però... E poi ti faccio... Sono contento, vai. Quando lo leggi... Non lo far andare via, va bene, vai. Stava con Peter Gabriel e Phil Collins. I due stavano a litigare forte a causa di Angela Buttiglione. Ah, si chiama come quella del telegiornale? No, è proprio quella del TG1. Stavano litigando per la conduttrice del... Sì, signore. Perché? Mauro, quello sia Peter Gabriel che Phil Collins avevano perso la testa per lei. Praticamente il gruppo era... Devi stare calmo. No, l'emozione della... Il gruppo era allo sbando. Peter Gabriel scriveva soltanto canzoni per lei. Per esempio, Sail in England, Angela Buttiglione, The Pound, A Trick of the Angela Tale, The Angela Show... Una fissazione vera e propria. Una fissazione esagerata. Tragedy! I Bee Gees? Non metto parola, vai. Come se non bastasse, c'era Phil Collins che non voleva suonare più la batteria. E perché?
Perché quando si provava praticamente, che stavano a provare tutto quanto il gruppo, lui, Phil Collins, voleva vedere per forza il telegiornale della Rete 1. E come si esce da sta? A quel punto mi venette un'idea bestiale. A te? Ho capito stavolta. In che cosa consisteva questa idea? Decisi di fare una riunione. Oh, mi ha preso male. Decise di fare io una riunione. Una riunione. Allora, dove teneste questa riunione? Oh, la teniamo allo stadio di Wembley. Cosa lo sapevo? Nella curva degli hooligan. Ah, giusto per fare la riservatezza innanzitutto. Brava, perché ci piaceva stare in un posto appartato, tranquillo. E pensaste che Wembley era il luogo deputato. Ci sembrava giusto. Non è che avevate timore che potesse esserci un po' di confusione? Brava, infatti, poi te ne... Impara a fischiettare. Bianganide? Sì, pure siete nani, pure, però a fare il coro, quello lo so. Stava a dire, infatti, la riunione era iniziata da qualche minuto, ma intorno a noi stava... macello, un baccano incredibile stava praticamente. Allora, tu prendesti baracca, burattina e dici andiamo a fare stare in un'altra parte. Che cosa? Ah, no. Che cosa? A quel punto, mentre sentivo il baccano, mi alziedi in piedi, praticamente, da dove stava seduto, e ci tirai due gridi nei denti a tutti quanti gli hooligans. Fece, e sono modi di comportarsi questi! E sono modi di mettersi a gridare! Andate a giocare nel portone di casa! Cioè, tu apostrofasti in questa maniera... Apostrofai tutti quanti gli hooligans... Così, e loro? E questi che... Rimasero atterrati da queste grida. Già li vedo. Già li vedo, dico, me li immagino. Ah, brava. Praticamente tu pensi che il capo delegazione venne da me e fece... Piero, gentilmente, scusali, ma sono ragazzi, questi hooligans. Walbosch! Io non ti puoi limitare al nome... Duran. Insomma, poi praticamente li fece mettere tutti quanti seduti con le mani sopra le ginocchia, capite? Tutti quanti in silenzio. Tutta la curva in silenzio. Che tutta la curva, tutto quanto lo stadio, pure i giocatori in silenzio stava... Per far fare la riunione. Bravo. Sì, signore. Tant'è che poi a un certo punto venne anche l'arbitro da me, no? Mi consegnò il pallone, cioè me lo mettete in mano il pallone, ed ebbe inizio la riunione. Oh. Allora stava Peter Gabriel, Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks, Mike Rutherford e io, riserve Chester Thompson. Formazione al gran completo. Al grande riunione. Formazione tipo. Oh. E allora? Praticamente stava per dare inizio all'assemblea quando... Caffè Borghetti! Ho capito. Chi era? Era Mal dei Primitive che stava a vendere il caffè nella curva. A Wembley. Mal dei Primitive. Tanto che a me... mi girò proprio fortissimo. Allora a questo punto chiamai il capo degli hooligans, tale Klaus Barbie a confronto e il Mahatma Gandhi. Vabbè, il nome di questo com'era? Tale Klaus Barbie a confronto e il Mahatma Gandhi. Il nome di questo. Chiamasti perché Mal disturbava la riunione, diciamo. Allora, lui preso a Mal e lo dissossò. E a questo punto, finalmente, alla buona ora, la riunione va ad iniziare. Praticamente l'arbitro fischia l'inizio delle ostilità. Comincia la partita? No, cominciamo la riunione. Quelli stavano i giocatori fermi, tutti quanti zitti, gli hooligans... E l'arbitro che fischiò? Fischiò l'inizio della riunione! Ah, addirittura! Non avevo capito, perdonami. Appunto, sai. Insomma, Teaching away, the moment's ding-dong, they go down day. Pink Floyd. Non ci diamo ascolto. No, io... stai notando, io oggi non sto... Brava. Insomma, Peter Gabriel si alza urlando a Ciuccio fortissimo e fece: ragazzi, io me ne vado a suonare con i college, così sto più vicino ad Angelo Buttiglioni. Allora Phil Collins non si fece passare questa cosa e gridò a sua volta: quando è così, io mi metto in coppia con Dorighezzi, che ho saputo che si è lasciato con Wes. Mamma capito? Mia. Insomma, si comincia a incrinare il rapporto, si sciolgono i generi. Brava. Oh. Allora io a quel punto li presa tutte e due e ci diede una schiduata forte, capito? È un termine prettamente londinese. Ti è scappato un po' di Londra, io skid, praticamente, che significa, è un verbo, letteralmente prendere per il bavero. E così facesti. Ci diede questa schiduata fortissima. E così facesti. Li presa tutte e due e fece Phil Collins, Peter Gabriel, se sento un'altra volta parlare di Angelo Buttiglioni, mia presenza, me
cosa faccio? E che successe? E quelli abbassettero la testa così, si stringerono la mano e tutto lo stadio esplodette in un applauso enorme. Enorme, tipo questo. Ce n'hai di roba da raccontare sui miei motivi. Un sacco di roba. Mamma mia. Va bene, andiamo in pubblicità se vogliamo fare uno stacchetto finale ancora su qualche talento scoperto da... Zio Face, capito? Zio Face, che deve fare la musichetta prima, un ci dice basta e quello... In televisione tu non lo devi neanche trattare male, però, Vabbè, ora vi riappacificherete senz'altro durante questa parentesi pubblicitaria che dura veramente poco. Ci vediamo dopo per l'ultima parte di 0-0, a fra poco. Grazie ancora. Tu, uno legge, dovete stare, dovete andare d'accordo, però. Tutto insieme i brividi del mondo. Ma no, sì.